Contenuti realizzati in esclusiva per Unicredit. Eating, good food story. Al lavoro con gusto. Giovanni è in ufficio. Io vado a mangiare un boccone. Vieni a pranzo con me? Oggi no, guarda. Troppe cose da finire per rispostare qua. Facciamo la prossima, Grazie, buon appetito. Grazie a te. Giovanni finisce di scrivere al computer. Poi prende dalla sua cartella un tramezzino confezionato nella plastica. Cosa stai mangiando? No, ma anche qua adesso. Sul lavoro che sei. Sembri affamato. L'hai fatta colazione questa mattina? In un flashback vediamo Giovanni uscire di fretta di casa, prendendo al volo una giacca, una cartella e un biscotto. Sì, più o meno. Vabbè, comunque adesso qualcosa sto mangiando, no? Un panino con cosa? Tramezzino classico, cioè prosciutto e formaggio. Ah no, gamberetti, maionese. Scusa, ma poi tu proprio con me te la devi prendere. Guarda questo qua, guarda. Si è mangiato uno scaffale di merendine. E questo? Guarda, sembra re dell'involtino primavera. Fritto, anzi strafritto. Non butta via neanche i contenitori. Ma perché non ti prepari qualcosa la sera e te la porti per pranzo? Sì, ancora. Il tramezzino è sparito. Il tramezzino? No. Peccato. Però c'è un posticino carino qui sotto, se vuoi. Giovanni, a malincuore, si alza per uscire. Giovanni è seduto al tavolo di un ristorante. Buongiorno. Cosa le porto? Panini ne avete? No, panini no. Però abbiamo tutto quello che vede in menù. Giovanni legge indeciso il menù. Poi guarda il piatto che sta mangiando un altro cliente. Senta, prendo quello che sta mangiando il signore, va bene? Pomodori arraganati e cecina? Sì, pomodori, quella roba lì e acqua. Va bene. Va bene. Ottima scelta. In realtà i pomodori si chiamano arraganati. Sono sì, una ricetta calabrese. Li passano in forno con un po' di oliva, no? E invece la cecina? La cecina, una torta tipica livornese, fatta con acqua e farina di ceci. Molto leggera, gustosa. Sì, no, ho seguito un po' di ispirazione perché non ho molto tempo in pausa pranzo, in genere sono più uno da panini. Però se vuole la cecina al livorno la mettono anche in mezzo al pane, quindi. Ma cioè, stavo pensando, un piatto di pomodori così, con una cecina, cioè, è sufficiente per un pranzo? Cioè, io sono abituato a qualcosa di più sostanzioso in genere. Sicuramente. Questo è un piatto equilibrato dal punto di vista nutrizionale, ci sono i legumi, ci sono i cereali, c'è la verdura, poi oltretutto sono due ricette vegetariane della tradizione, questo consente anche un po' di limitare l'uso di carne perché insomma ci sono dei problemi ambientali e poi fa anche bene al portafogli perché costa meno. Buono però, eh? Buono, buono. Sì, sì, è buono. Diciamo che mangiare così è un lusso tutti i giorni. No. Sa, spesso io mi porto il cibo da casa, me lo preparo la sera prima e faccio pranzo così. Dove lo trovate il tempo per prepararvi il pranzo a casa? Ma cosa vi chiedo? Il tempo è relativo, non è vero che non ce l'abbiamo. Bisogna trovarlo per le cose importanti. E per me è importante il cibo, quello che mi metto in corpo. E quindi mi organizzo, lo trovo, si può fare. Giovanni continua a mangiare con gusto e a conversare con il suo vicino di tavolo. Terminato il pranzo, si alza e raggiunge la cassa. Grazie, complimenti. Un piatto squisito. Senta, dovessi rifarlo a casa, cioè con gli stessi pomodori, è un piatto complicato? No. Ci vuole solo la farina giusta e i pomodori buoni. Guardi, se ha qualche minuto i pomodori li può prendere nel negozio qui a fianco. Sì. E della farina...
La farina gliene faccio gentile, lo mangio io. È così, la può provare a casa. Ma dai, grazie. Giovanni rientra a casa. Appoggia sul banco cucina la cartella e la busta della spesa. Accende la luce e inizia a mettere a posto ciò che ha comprato. I pomodori in frigo. La farina nella dispensa. Ma nella busta è rimasto ancora qualcosa. Due budini al cioccolato. Giovanni si guarda intorno, come se qualcuno lo potesse vedere. E in fretta li mette in frigo. E quello? Guarda che ti ho visto! Sullo schermo appaiono le scritte. Giovanni sembra aver capito l'importanza di trovare il tempo per ciò che conta davvero. Che sia sulla buona strada? Scoprilo nelle prossime puntate di Eating a Good Food Story. Sono flaccido. Giovanni si sta specchiando. Basta, da domani mi metto a dieta. Via i carboidrati, pane, pasta. Dopo i primi titoli di coda, vediamo Giovanni nello studio di una nutrizionista. Dunque, se io ero convinto che una dieta a base di carne con frutta e verdura deve essere meglio che appunto un apporto di carboidrati, per esempio pasta, pane, che sarebbero stati da rimpiazzare. Invece. Per approfondire i temi della puntata, dai uno sguardo ai contributi presenti nella sezione dedicata al benessere alimentare con Slow Food. Il video è una produzione Slow Food per Unicredit, soggetto di Roberto Burdese ed Elena Sandrone, regia di Stefano Scarafia. Giovanni è stato interpretato da Diego Casalis, la voce narrante è di Laura Righi. Un ringraziamento per la speciale partecipazione a Carlo Bogliotti, direttore editoriale di Slow Food Editore. Produzione esecutiva Bodà. Il video accessibile è stato realizzato da Tactile Vision Onlus. Riprese video, sottotitoli e montaggio Alfonso Totaro. Interpretariato LIS Anna Di Domizio. Audiodescrizioni Alessandra Ruffino.